Allora, riprendiamo il nostro percorso nelle architetture web, nella struttura tecnica di un'applicazione web, cercando di capire come possono essere generate queste pagine HTML che, come abbiamo visto molto rapidamente, praticamente, ma sono dei documenti di testo che descrivono il contenuto della pagina, quindi il testo, le immagini dove devono essere posizionate e così via. Allora, a questo serve il cosiddetto server applicativo. Rispetto alla figura precedente, noi abbiamo il nostro web server, che è qua, che riceve delle richieste dal browser. A differenza di prima, in questa figura ho sostituito il file con questa icona di applicazione. Cioè vuol dire che il server web, quando riceve una richiesta, non si aspetta più di trovare il file contenente la risposta già pronto, ma sa invece quale programma può attivare, quale applicazione può attivare, la quale applicazione su richiesta gli genera il file che ci serve. Quindi ogni volta che noi facciamo clic da qualche parte, la richiesta arriva al server web, il server web dice: ho capito la richiesta, ma io la risposta non ce l'ho. Attivo un altro programma che invece ha come unico scopo della vita quello di creare questa, la risposta a questa specifica richiesta. E quindi, con la sua logica applicativa, genera un file HTML specifico per questa richiesta, per me unico, e lo restituisce al server web, il quale continua il suo lavoro, come sempre, di impacchettargli una risposta e mandarlo al browser, il quale lo visualizzerà. Il browser non si accorge di niente, lui manda una richiesta e gli arriva un file HTML. L'unica differenza è che il server riconosce, sulla base di criteri suoi interni, tipicamente il nome del file, se la richiesta può essere soddisfatta andando a prendere un file già pronto, le immagini, oppure deve essere costruita sul momento invocando un programma che costruisca questa risposta. Se io riaggiorno la pagina un secondo dopo, questo programma viene rifatto ripartire, rigenera un'altra pagina che sarà uguale, sarà diversa, dipende se qualcosa è cambiato nel frattempo. Okay? Quindi ogni volta che noi clicchiamo su un link, di fatto il componente HTML viene generata dinamicamente in quel momento, crea un file HTML che viene restituito a me e immediatamente buttato via dal server, perché tanto il server si dimentica di noi subito. Ora, questo permette, allora come fa questo programma a generare una risposta diversa in funzione di ciò che abbiamo chiesto noi? Cioè, io scrivo in una richiesta, non ho la slide che pensavo, farò spesso. Voglio fare una richiesta, un motore di ricerca con la parola caffè. Allora, questa applicazione dovrà tenere conto che io voglio conoscere il caffè, o i luoghi dove si prende il caffè. Se invece uno mi fa una ricerca con la parola Torino, dovrà invece conoscere, sapere, dare una risposta sulla base del fatto che l'utente vuole conoscere informazioni su Torino. Come fa? Hanno dovuto estendere un pochino HTTP per permettere alla richiesta HTTP di poter portarsi dietro anche dei parametri, delle informazioni in più. Cioè, non solo voglio quella pagina, ma search, voglio la pagina di ricerca, ma voglio la pagina di ricerca con questi parametri. L'interrogazione che voglio fare è caffè, oppure Torino, oppure gatto. E quindi in una richiesta vengono aggiunti dei dati aggiuntivi, per il post date, che poi il meccanismo tecnico non sono codificati, che possono essere usati come parametri della logica applicativa per poter personalizzare la risposta all'utente, perché lo scopo alla fine è quello. Di dare una risposta personalizzata a ciascuno. Ciascuno vede le risposte alle proprie domande, vede i propri dati, vede le proprie azioni, vede, parlando di sistemi informativi, la videata legata al punto in cui il proprio token è arrivato e genera una certa informazione piuttosto che un'altra. Okay? Quindi si è aggiunto un altro livello che permette ai programmatori, e qui è la prima volta che chiamiamo programmatori in causa perché finora non ci sono serviti, di poter sviluppare dei programmi che generino codice HTML. Quindi in realtà nel nostro disegnino di prima
quello che prima era l'accesso al disco adesso diventa un pochino più complicato perché è un'applicazione che gira all'interno di un contesto che si chiama application server, quindi application server è l'ambito in cui gira questa applicazione, che richiede un certo tempo che ovviamente dipende dalla complessità dell'operazione che ti ho chiesto. Quindi non c'è più semplicemente il tempo di accedere a un disco, ma accedere al disco per leggere il programma e poi il programma gira e deve fare il lavoro. Ma questo tutto avviene nel server. Questa applicazione è quella che viene programmata dagli sviluppatori. Quindi il file HTML non esiste già, non ha vita propria, ma viene semplicemente generato al volo da questa applicazione web. E sono nati una serie di linguaggi appositi per programmare applicazioni web. Voi, almeno perché ho fatto il percorso con la Politecnico, avete incontrato due linguaggi di programmazione strada facendo, no? Il C e Java. In C nessuno mai si sognerebbe di scrivere un'applicazione web, perché non è un linguaggio adatto a farlo. Sì, poi in realtà non è vero, qualcuno lo fa, ma non è un linguaggio predisposto per gestire questi tipi di applicazione, perché alla fine cosa deve fare questa applicazione? Deve raccogliere dati da qua e là, quindi fare input, output, database, file, eccetera, è già lì un po' complicato il C per farlo, e soprattutto deve creare un file di testo in uscita. E se vi ricordate stringate, schifezze del genere, non vi viene voglia di farlo in quel linguaggio. Java già si presta molto di più, no? Infatti molte applicazioni sono scritte JSP, Java Server Pages, poi ci sono altre tecnologie più recenti, e quindi ci sono degli application server, cioè degli ambienti di programmazione che possono sfruttare dei linguaggi esistenti, tipo ad esempio Java, tipo C Sharp, per il mondo .NET, Microsoft, con i quali si può scrivere un'applicazione. Dicevo, l'unico scopo di questa applicazione è generare il file HTML in uscita, con delle agevolazioni. Oppure sono, agevolazioni dal punto di vista del programmatore, oppure sono nati dei linguaggi appositi, tipo per esempio il linguaggio PHP, che è nato come un accrocchio così fatto da una persona, poi via via è cresciuto, è un linguaggio inventato apposta per programmare pagine web. E quindi ha tutta una serie di facilitazioni nel mescolare delle parti fisse della pagina HTML con delle parti variabili scritte dal programmatore, cioè generate dinamicamente. Perché è vero che la pagina rigenera ogni volta, ma la pagina è sempre la stessa, quello che vado a modificare sono alcuni contenuti in alcune parti della pagina. E quindi lì devo mescolare un linguaggio che mi permette di scrivere la parte fissa della pagina con un linguaggio che mi permette di personalizzare facilmente le parti mobili. Questo avviene nel server. Chi sviluppa un sistema informativo può scegliere l'ambito di programmazione, l'ambiente di programmazione come preferisce, perché tanto al browser, ai clienti, agli utenti non interessa per nulla. L'interfaccia qua è sempre HTML e HTTP ovviamente. Quindi questo è un grado di libertà che scelgo una application server, una tecnologia per sviluppare application server piuttosto che un'altra, a seconda della complessità dell'applicazione che devo fare, della tipologia dell'applicazione, degli skill dei miei programmatori e così via. Quindi è una dimensione di progetto, essenzialmente scegliere quale tipo di tecnologia utilizzare qua dentro. Tanto all'utente non c'è nulla di visibile. Questa è una statistica che fa vedere, non so, non ho scritto l'anno in cui era stata fatta questa, però probabilmente anche questa è intorno al 2016, i linguaggi utilizzati per fare applicazioni. Poi in realtà queste statistiche non sai mai come farle, perché cosa devo contare? I server? Le pagine sui server? Gli utenti che si collegano? Allora, avere un server con 100.000 utenti e avere un server con 10 utenti, devo contarli uno entrambi perché sono due server diversi e hanno due linguaggi diversi, oppure devo moltiplicare per il numero di utenti per la popolarità? Allora, secondo di quello che volete vendere, la statistica la fate come volete, no? Sempre. Però, di fatto, un linguaggio che va per la maggiore nello sviluppo di applicazioni è PHP. Se prendete WordPress, che gestisce la maggior parte dei blog, è scritto in PHP, per farne una, Joomla, che è l'altro software per gestire siti web, è scritto in PHP, Drupal, PHP, tutti dei framework open source che sono scritti con questo linguaggio con il quale puoi costruire le tue applicazioni, i tuoi siti. Poi c'è qualcosa che lavora in ambito Microsoft, .NET, qualcuno che lavora in Java, in realtà questa è sottorappresentata perché tutti i siti, la maggior parte, la grandissima maggioranza
dei siti enterprise chiusi al pubblico sono fatti con tecnologia Java, Java Enterprise. E quindi questa in realtà ha una rilevanza, magari il numero di utenti è basso, ma la rilevanza, diciamo così, economico-aziendale è molto più forte. No? Quindi bisogna sempre fare attenzione alle misure di popolarità, perché poi in una nicchia specifica il mondo può essere invertito. E poi c'è robetta che va e viene, essenzialmente, con linguaggi più o meno esoterici pensati per il web. Questo è lo stesso grafico girato in un modo diverso, in cui fa vedere ad esempio che Java, a differenza degli altri prodotti, ad esempio ASP.NET è il linguaggio supportato dalla Microsoft Internet Information Services. Può scrivere in due o tre linguaggi diversi, però è il prodotto di Microsoft. PHP è un prodotto open source che dà anche lui un linguaggio, una libreria e si lavora così. Java ha fatto una scelta diversa, loro hanno pubblicato una specifica di come deve essere fatto l'ambiente di programmazione per lo sviluppo di applicazioni, e però non ha fornito un'implementazione. Ha detto, questa è specifica, se volete sviluppare un'applicazione web, vi serve un application server, cioè un software dentro cui fare girare, l'application server deve essere fatto così, così. E ha lasciato aperto ad altri implementatori di costruire application server che potessero soddisfare questi requisiti. Così tu hai l'application server che è un prodotto terzo e puoi scegliere tra vari fornitori. E l'application, che è il tuo software che scrivi, che gira dentro l'application server, ma è relativamente interoperabile perché questi vari application server diciamo, seguono tutti la stessa interfaccia, la stessa modalità. E qui fa vedere, ad esempio, la distribuzione di vari tipi di application server in questi primi 1, 2, 3, 4. Sono open source. Tomcat è il più diffuso perché è più semplice, in realtà non implementa neppure tutta la specifica data dalla Java Foundation per dire, e quindi non implementa neanche tutte le funzionalità potenziali, però proprio da questo è più leggero, più semplice da usare, viene molto usato. JBoss è una versione di fatto estesa di Tomcat, Jetty è ancora un server più leggero, Glassfish era quello prodotto dalla Oracle ma distribuito gratuitamente, e poi qua sotto ci sono i prodotti commerciali. DBM e Oracle essenzialmente. Di nuovo, bisogna vedere se questo share viene calcolato tra il numero di utenti, il numero di installazioni o altro. Però anche qua è un mondo in cui ci sono dei prodotti standard, vuoi l'interno di PHP, vuoi un application server Java, vuoi il prodotto di Microsoft, e quindi semplicemente da comprare, se costano, installare e configurare, e poi dopo ci sviluppa l'applicazione dentro. Quindi un'altra grossa fetta di quel livello application server è fatto di nuovo di componenti standard. Ma ovviamente questo software che io scrivo dentro l'application server deve poter lavorare secondo i dati. Cioè non gli basta sapere che l'utente vuole fare una ricerca con la parola caffè. Ha capito, ma il programma come fa a sapere la risposta da dare? Dovrà confrontare questa richiesta dell'utente con dei dati che sono scritti da qualche parte in un database. Se no come fa a rispondere? Allora, manca ancora un livello della nostra architettura, che è il livello più basso, quello del server di database. E quindi l'application, il livello applicativo, sì, conosce la logica, cioè capisce la richiesta dell'utente, sa quale tipo di pagina rispondere, cioè quale tipo di pagina creare in risposta a questa richiesta. Ma questa pagina a un certo punto dovrà avere delle informazioni, degli elementi che vengono desunti facendo una query in uno o più query in un database sottostante. E quindi si aggiunge un pezzo, questa applicazione sì, con la sua logica cerca di creare HTML, ma questa sua logica fa sì che a un certo punto capisca che ha bisogno di un'informazione, la chieda al database, il database fornisce i dati e questi dati vengono infilati nei punti giusti della pagina. Se vuoi sapere qual è l'elenco delle mie mail quando mi collego a Gmail, sarà un'applicazione che genera la videata di Gmail, ma poi a un certo punto chiede al database dammi l'elenco delle mail mie, non tue. E quindi fare una query personalizzata con dei dati e questi dati vengono usati per impaginarli, tra virgolette, nell'HTML e che poi sul browser metterà in bella con i colori, le icone e le linee di separazione giuste. Quindi questo è tutto sempre in risposta a un singolo click dell'utente. Tra l'altro non è detto che l'applicazione per rispondere a una richiesta abbia bisogno di fare una sola query, tendenzialmente ha bisogno di più di una.
rispetto al database. No? Se ricordate, quando fate la database dati, una singola query ti dà solo un'informazione, una tabellina con dei dati, magari se devi riempire una pagina web, in quanti punti devi mettere la stessa informazione. E quindi, dal punto di vista temporale, la nostra applicazione che gira l'application server chiacchiera col database scambiandosi informazioni e quando ha tutte le informazioni può costruire la risposta. Di tutti questi signori, di solito, chi ha il lavoro più pesante è l'ultimo, è il database server. Già perché eseguire delle query è più complesso di per sé che non mettere insieme un file. E poi perché c'è un fattore moltiplicativo dal numero di richieste che arrivano qua al numero di query per ogni pagina che devono essere fatte. Poi per carità anche il web server c'è il suo bel da fare, però lui alla fine deve pompare dati. Le immagini per lui sono un file da prendere e buttare via. Le richieste dinamiche sono le richieste da prendere e passare all'application server e poi se ne lava le mani. Lui deve gestire alti volumi ad alta velocità, ma è estremamente utilizzato per fare quello. Il livello basso è il database. Quindi tipicamente se vedete le architetture dei sistemi, dal punto di vista hardware, sono fatte un po' per sigla. Nel senso che tu hai magari una batteria di front-end server che ti servono per gestire grossi volumi di richieste. Poi vengono veicolate un numero più limitato di application server, dove c'è la complessità logica, ma non c'è grosso volume di calcolo, e questi qui si servono di un cluster di database per rispondere alle query in modo più efficiente possibile. Pensate che, ad esempio, Oracle vi dà come specifica quella dimensione minima di un server per loro, non ridondato, quindi non un cluster, ma singolo, è una cosa che deve avere, mi sembra, 12 hard disk diversi, su cui memorizza diversi pezzi per poter rispondere con certi tempi di risposta. Quindi questo è il livello più pesante dal punto di vista dei costi e della prestazione, se pensiamo ad applicazioni di grande volume. E dal punto di vista del programmatore, una cosa del genere, qui ho preso un frammento inventato in PHP, cioè usando il linguaggio PHP, ma per capire cosa fa il programmatore. Il programmatore, quando viene una richiesta, crea una query al database, manda questa query al database stesso, che restituisce i risultati, e sulla base di questi risultati l'application elabora i dati e crea, che ne so, la tabella in HTML, l'elenco puntato in HTML, le icone, eccetera, eccetera. E questo viene fatto più volte, all'interno della stessa pagina. Quindi questo è ciò che succede. Noi abbiamo aggiunto a questo punto questo pezzo qua sotto, dove anche qua il DBMS è un componente standard. Ci sono quelli gratuiti, che essenzialmente c'è MySQL e PostgreSQL. Ci sono quelli a pagamento, che essenzialmente è Oracle, che la fa da padrone su questo tipo di mercato. Quindi questo è un componente standard che devo dimensionare in funzione del carico atteso, e poi c'è il database vero e proprio, che sono i miei dati, e di fatto la struttura di questi dati è il figlio del nostro modello concettuale, che viene mappato su tabelle, indici e colonne specifiche. Le query a questo database vengono generate da questa web application. Quindi qui abbiamo aggiunto come minimo, strada facendo, la conoscenza di un linguaggio di programmazione a livello di application e sicuramente dell'SQL per accessare vari dati, con competenze minime per poter fare una pagina web. E qui, fin qua però, diciamo, abbiamo fatto lavorare il lato server, l'abbiamo fatto evolvere, quindi siamo passati, diciamo così, dal 91-92 fino al 98, non siamo arrivati all'anno 2000, perché il browser è rimasto fermo. Il browser è ancora quella cosa che riceve una pagina HTML, te la fa vedere e basta. Su quella pagina HTML tu puoi fare solo due cose: cliccare su un link o scrivere dei dati in un form. Ovviamente la gente si è stufata di poter fare solo questo e ha voluto maggiore interattività sulla pagina. Il browser, per come è stato pensato, non permette interattività nella pagina. La pagina è una cosa statica, fissa. Se tu vuoi, hai dei meccanismi per cambiare da una pagina all'altra, il link, per passare da una pagina all'altra. Ma io voglio interattività nella pagina. E per avere interattività nella pagina, io devo permettere al browser di modificare, di permettere all'utente di modificare la pagina dopo che questa è stata caricata.
Cioè qui l'unico modo che ho di cambiare qualcosa nella pagina è di fare tutto il giro da capo e generare una nuova, che magari somiglia tranne un bottoncino che ha cambiato colore, ma fa un refresh ogni volta, è ingestibile. Io voglio che la pagina stessa sia in grado di cambiare il colore del bottoncino se l'utente ci passa sopra. Che è una cretinata, non serve a niente da sola, ma qui non ho neppure il meccanismo per poterlo fare. E come fa il browser a sapere come l'utente può modificare il contenuto della pagina? Il browser non lo può sapere, perché dipende da cosa, è fatta, da cosa c'è in quella pagina, come è fatta, a che cosa serve. Chi può saperlo è solo il programmatore. Allora io sto alla fine arrivando all'unica conclusione possibile, che il browser deve permettere al programmatore del sito di programmare un comportamento della pagina dopo che la pagina è stata caricata. E allora hanno inventato un linguaggio da aggiungere dentro il browser. E questo linguaggio deve essere interpretato dal browser quando riceve la pagina, deve essere unico al mondo, perché io quando faccio il sito non so quali sono i browser che si collegheranno per vedere il mio sito, e quindi questa parte dinamica della pagina deve essere scritta in un linguaggio che è comprensibile da tutti i browser possibili. Non lo posso scegliere io, sviluppatore del sistema informativo, devo usare il linguaggio che c'è nei browser che i miei utenti utilizzeranno. Punto. Una scelta obbligata. Una scelta obbligata che di fatto si riduce a un linguaggio che è JavaScript. Ma questo vuol dire che nella pagina web non c'è solo l'HTML, ma c'è anche un programma dentro, inserito dentro la pagina. E questo programma viene eseguito da un motore di esecuzione che è dentro il browser del mio utente. Allora, cosa faccio qua? Qui aggiungo dentro il browser un interprete di un linguaggio, questo motore JavaScript, che è in grado di eseguire dei programmi scritti in questo linguaggio JavaScript. E come fa a saperli, a sapere quale programma eseguire, quindi a ottenere il file da eseguire? Beh, lo richiede ovviamente al server web, che glielo servirà come file statico. Come file statico, come fosse un file in immagine o un'altra cosa, un file in linguaggio JavaScript. Quindi proviamo a seguirlo temporalmente. Il browser richiede una pagina HTML. L'applicazione web sa cosa deve fare, acquisisce i dati, costruisce l'HTML e dentro l'HTML ci sarà riferimento alle immagini che ti servono per completare la pagina, alla grafica, eccetera, e ai codici JavaScript che permettono di rendere dinamica la pagina stessa, di renderla che possa rispondere alle azioni dell'utente. Sono richiamate nell'HTML. Il browser carica questo HTML e si accorge che lì dentro ci sono delle immagini e allora fa delle richieste per averle. Si accorge che lì dentro ci sono dei riferimenti dei codici JavaScript. Allora fa la richiesta per averlo. Il JavaScript non è un codice che viene interpretato lato server, quindi l'application server non lo vede, ma è un file scritto dal programmatore che viene scaricato, arriva al browser e il browser comincia a eseguire le istruzioni una dopo l'altra, che sono scritte lì dentro. È il motore di virus più potente del mondo. Cioè, per il fatto che tu visiti un sito, qualunque, il più malfamato, pensate al sito più malfamato che avete visitato questa settimana, non ditelo, se è stato quello il video la prima, quindi... quindi per il fatto che visitate un sito, nell'HTML c'è il richiamo a un programma scritto in linguaggio JavaScript che senza chiedervi il permesso viene scaricato sul vostro computer, dentro il vostro browser, e parte e comincia a essere eseguito sul vostro computer. Mi mettono sul server, tutti gli utenti che visiteranno il mio sito eseguiranno il codice che scrivo io qua dentro. Vai, gli rubo tutti i dati. No, per fortuna no, perché in realtà questo codice viene eseguito in una cosiddetta sandbox. Sapete cos'è la sandbox? Dove al parco giochi dove i bambini giocano nella sabbia, no?
Allora, è un ambiente protetto, vai lì, fai il casino, ma da lì non esce, non posso farsi male, no? Allora, di fatto ci sono delle barriere per cui il codice JavaScript qua dentro, di fatto non ha accesso a ciò che a nulla, a nessuna risorsa del computer su cui sta girando. Se no, ha un accesso estremamente stretto, estremamente limitato, a che cosa? Alla pagina web che in quel momento è visualizzata. Quindi c'è un HTML, questa capitale vi chiama un JavaScript, JavaScript arriva e lui l'unica cosa che può fare è vedere quella pagina HTML e vedere ciò che l'utente sta facendo su quella pagina HTML. Allora questo permette di far sì che questo codice, quando l'utente arriva davanti a un'immagine, il codice magari gliela cambia questa immagine o gliela evidenzia. Quando passa davanti a un menu, il codice gli apre il sottomenu. No? Perché il motore di layout chiaramente intercetta le azioni dell'utente, tastiera, mouse, eccetera, le comunica a questo codice JavaScript e il codice JavaScript attraverso questa freccia che si chiama DOM, Document Object Model, che di fatto è una specifica di come sono rappresentati i dati della pagina, ma non entriamo in dettaglio. Il software che c'è qua può sapere cosa c'è nella pagina, cosa l'utente ci sta facendo, quello che sta scrivendo e può modificarlo se piacere. Tutto localmente senza più coinvolgere il server. Ormai il server ha fatto il suo lavoro, ti ho dato l'HTML, ma hai chiesto anche il JavaScript, ti ho dato anche il JavaScript, ma basta, non sentiamoci più. Adesso è indipendente il browser e la pagina può agire semplicemente con la sua intelligenza che è data dal JavaScript che ci ho messo dentro io. Ma questo JavaScript non sta più girando sotto il mio controllo, ma sta girando sotto il browser dell'utente. Che da un lato mi piace anche perché la CPU lo spende lui, non lo spendo io, non ho potenza di calcolo da spendere quando questo JavaScript lavora, e soprattutto questo ha dei tempi di risposta del microsecondo. Cioè, per fare tutto questo giro avanti e indietro, abbiamo visto sul sito del Poli, che non è che sia lontano, solo per avere la HTML mi servono 50 millisecondi. Diceva poco, 50 millisecondi è già un ventesimo di secondo, eh? Se devo fare tante richieste, i ventesimi di secondo sono solo 20 un secondo, che io sappia. E se il sito si mette un ventesimo di secondo, vuol dire che può servire 20 richieste al secondo. E se ho più di 20 utenti, devono aspettare. Quindi il tempo di risposta, di fatto, ti dà un limite per tanti aspetti, no? Quindi tutto ciò che il server riesce a scaricare sul browser sono soldi guadagnati in termini di potenza di calcolo disponibili. Ok, quindi abbiamo messo, bellissimo, abbiamo aggiunto un pezzo dentro il browser, non abbiamo toccato il server per nulla, perché il server sta trasferendo questi file con l'estensione .js anziché .jpeg, ma lui mica la sa la differenza. È il browser che è fatto in modo completamente diverso. E abbiamo messo intelligenza dentro il browser e abbiamo aggiunto un linguaggio JavaScript in più da sapere, conoscere e gestire da parte del programmatore. Ribadisco, mentre questo lo scelgo io, sviluppatore, il linguaggio e l'ambiente di esecuzione dell'altro server, l'altro client non lo scelgo io, perché devo scrivere un codice che girerà sul browser dell'utente e non ho controllo. Ci ha provato uno a imporre il linguaggio dell'altro client. Si chiamava Microsoft, si chiamava Internet Explorer, il linguaggio si chiamava VBScript, Visual Basic Script. E hanno detto, no, JavaScript non ci piace perché è troppo aperto, con di tra tutti ce lo inventiamo noi e lo imponiamo. Non ha durato un anno. Perché non puoi imporre delle scelte, questo è il bello dell'ambiente web, non puoi imporre delle scelte tecnologiche se non sono condivise da tutti gli attori di questa catena lunghissima di prodotti, di software, eccetera, eccetera, e degli sviluppatori per primo. Tu puoi inventare la cosa più figa del mondo, ma se gli sviluppatori non la usano, forse anche per una questione di principio, o forse perché a loro costa usarla, non la usano, fine. Se c'è un'alternativa gratis, perché devi usare il tuo pagamento? E se lo sviluppatore non la usa, fine. Nei siti non c'è. Allora tu hai investito per creare una tecnologia. E quindi molte aziende che sono entrate in questo mondo del web con la mentalità della tecnologia proprietaria, invento io una tecnologia e tu devi usarla e mi paghi per poterla usare, si sono scontrate, si sono scornate, sono tornate indietro e sono rientrate in punta di piedi dicendo lavoriamo con gli standard, facciamo evolvere gli standard in modo che se anche che ne so, Google o Microsoft mettono dei soldi per aggiungere una funzionalità dentro Chrome o dentro Internet Explorer, adesso lo chiamano Edge,
perché vuol dire che dal bordo. I loro browser però non possono inventare una funzionalità che funzioni solo nel loro browser, ma devono passare dalla standardizzazione dell'HTML in modo che funzioni anche in Safari, anche in Firefox, eccetera. Quindi è più complesso, però è l'unica cosa che garantisce all'utente di collegarsi a un sito e trovare il servizio che interessa, perché poi alla fine di tutta questa cosa c'è un signore qua dietro che ha pagato questo affare e dice: io ci voglio fare del business sopra. E non voglio che i miei clienti abbiano degli ostacoli perché tu hai fatto delle scelte tecnologiche idiote, escludenti, che escludono alcune categorie di utenti. Quindi questo si interseca chiaramente la tecnologia con le abitudini degli utenti, con le attitudini degli sviluppatori e col business di chi usa questo per farci essenzialmente, non per gioco, non per amore di tecnologia, ma perché questo è un veicolo attraverso cui il sistema informativo, diciamo così, fa girare il business dell'azienda. Ok, così però non ci basta ancora. Perché non ci basta ancora? Perché questo JavaScript, questo è il più figo del mondo, ma è ignorante. Cioè non sa cose. Cosa può sapere quel codice JavaScript? L'abbiamo detto prima, solo ciò che c'è nella pagina. Quindi quel codice JavaScript non potrà mai metterci un bottoncino, lui può mettere un numerino che cambia dinamicamente, cioè un numero casuale, un conto alla rovescia, la data di oggi. Non potrà mai mettermi un numerino ai 10 messaggi in attesa. Sì, lo posso mettere, ti dico che hai 10 messaggi in attesa perché questo 10 era il numero di messaggi in attesa che avevi quando il JavaScript è stato caricato. Ma il numero di messaggi in attesa, chi lo sa? Il database. E questo JavaScript qua, come fa a sapere se il numero di messaggi in attesa è cambiato nel database? Perché lui lavora nella sua sandbox dentro il browser. Allora bisogna dare un modo a questo benedetto JavaScript di uscire da questa sandbox per poter avere degli aggiornamenti in tempo reale. Vabbè, qui racconta le tecnologie per fare il DOM e il CSS, ma non c'è niente. Allora qual è questo modo? No, scusa, è la figura sbagliata. Vi parlo su questo. Il modo è di permettere in modo estremamente controllato a questo motore JavaScript, cioè al codice che gira dentro questo motore JavaScript, di fare questa freccia rossa, delle chiamate aggiuntive al server, che non sono più le chiamate web classiche in cui l'utente clicca su un link e vuole vedere una pagina, ma è una chiamata fatta da un codice JavaScript che sta girando lì di nascosto nel browser e chiede al server non tanto delle pagine HTML, ma dei dati. Cioè io voglio sapere i messaggi in attesa, allora di qui faccio una chiamata al server dicendo qual è il numero di messaggi in attesa, e il server risponde data, con dei dati, non con dei file HTML. Questo dato contiene magari un pacchettino con scritto due numeri, cioè il numero di messaggi e la data e l'ora in cui è valida questa informazione. Questi dati arrivano al JavaScript che decide che cosa farsi. Se cambiate il numero magari fa flashare qualcosa, se non cambiate il numero se ne sta buono tranquillo, e metterà un timer per cui tra un minuto rifarà la stessa richiesta del server, ad esempio. Questo richiede che cosa? Uno, che il JavaScript possa fare delle richieste al server, con delle forti limitazioni, cioè di fatto sono richieste allo stesso server da cui era stata caricata la pagina originaria, che non comincia a fare casino in giro perché sennò carichiamo la pagina e facciamo spamming su internet. No. Due, che questa richiesta non comporti il ricaricamento della pagina. Cioè finora ogni volta che abbiamo fatto una richiesta web è arrivata una pagina nuova e si è resettato tutto e abbiamo ricaricato tutto da capo. Invece qui sono chiamate cosiddette asincrone, cioè che non sono sincronizzate col cambiamento della pagina, ma nella stessa pagina partono delle chiamate separate che vengono intercettate dal server e restituiscono i dati che non un HTML eccetera, ma semplicemente dei numeri, dei testi eccetera, che sono i dati che servono a questo JavaScript pescati dal database per poter aggiornare il contenuto della pagina. Quando noi facciamo autocompletamento, poi facciamo una ricerca, scriviamo una parola e lui completa, succede questo. Guardiamolo. Se voi prendete Google per prendere una cosa poco nota,
e cominciamo a scrivere che io voglio cercare caffè, allora ricarichiamo questa pagina, perché è la pagina di Google. Vabbè, carica questa roba qua. Una pagina che ha miliardi di richieste al secondo, il numero di richieste che fa, non so, non è un tasto. Ottimizzano moltissimo la dimensione della pagina e il tempo di risposta, ma non è questo che mi interessa. Io comincio a scrivere caffè. Guardate cosa succede sotto man mano che scrivo sopra. C. Allora, aggiunto una riga, ho scritto Q uguale 5 sotto. Query C. A. Q uguale CA. F. E così via. Cioè ogni volta che schiaccio un tasto, lui fa partire una richiesta HTTP, tutto viene sempre su HTTP, dietro le quinte, sono sempre nella stessa pagina, io non mi accorgo di nulla, giustamente. Arriva al server una richiesta che ha... prendiamone una a caso, l'ultima, andiamo a vedere che cosa ha risposto il server, ha risposto così. Fatemelo vedere in un blocco note. Quindi quando io ho scritto la F di CAF, il JavaScript ha detto aspetta un attimo, facciamo un autocompletamento di CAF. Chiediamo a Google come può continuare la parolina CAF. Ha mandato una richiesta e il server dopo quanto tempo ci ha messo? Non lo vedo, 1.20, no. Qua non me lo ricordo, vabbè, non lo vado a cercare. Dopo qualche millisecondo, decine di millisecondi, ha risposto con questo failetto di testo. Dove c'è scritto, vabbè, i completamenti possibili sono CAF, oppure CAF, CAFE, probabilmente questo è un codice Unicode di un carattere. Poi F Torino, ma lo andiamo a vedere qua, sono quelli che sono scritti qua. Poi in realtà questi caratteri servono per dire metti grassetto, non mettere grassetto. Vedete che qua da CAF a F non mette grassetto, quindi lui ha dei codici interni per dire, no? Evidenzia in questo modo, caffè corretto, caffè eraser, eccetera. Quindi man mano che la interagiamo, e questa è l'autocompletamento, è stata la primissima funzionalità che è stata, diciamo, sviluppata su larga scala usando questa tecnologia. C'è un dialogo continuo tra la pagina web, meglio, il JavaScript che è stato caricato dalla pagina web, e il server. E questo dialogo avviene non più attraverso cambi di pagina HTML complete, ma attraverso la minima informazione che serve in quel momento e in quel contesto. E che permette a questo punto di avere non delle pagine web, ma delle applicazioni web, con cui io interagisco, si aggiornano, rispondono in tempo reale, eccetera. Allora, alcune risposte me le dà la pagina subito, alcune risposte la pagina me le dà dopo aver sentito il server, da cui acquisisce le informazioni del server. E quindi man mano che scriviamo, anche se torniamo indietro, cancelliamo, se cancello non fa altre richieste perché il JavaScript è furbo, si è ricordato le risposte prima. Se poi rifaccio la stessa richiesta non fa nulla, ma se metto una lettera diversa parte la richiesta successiva. Quindi anche lì c'è tutta un'intelligenza nel JavaScript per cercare di minimizzare le richieste che faccio, perché ogni richiesta mi costa decine di millisecondi e quindi deve rispondere in tempo utile per essere... Cioè, se io scrivo una lettera e poi l'autocompletamento mi arriva dopo un secondo, dico, scusa, nel frattempo ho già scritto altre tre lettere, è arrivato troppo tardi, no? E quindi non serve più a niente. Quindi questo meccanismo qui si basa su questa, diciamo così, tecnologia che in gergo si chiama AJAX, Asynchronous, Asynchronous, JavaScript and XML, perché ti fate una comunicazione asincrona, cioè che avviene in tempi indipendenti, in tempi tra l'altro che non sono controllati dal sistema, sono controllati dall'utente, dipende da quando l'utente preme il tasto. La richiesta arriva e poi in realtà la risposta
potrebbe arrivare 50, 80, 100 millisecondi dopo, quindi nel frattempo la pagina web non può rimanere ferma, bloccata in attesa della risposta, in modo sincrono. Ma deve, deve permettere all'utente di fare altre cose e poi nel frattempo arriva la risposta e aggiorna il contenuto. Arriva sempre con un certo ritardo la risposta, perché i tempi di lavorazione qua dentro sono nel millisecondo o frazioni di. Tutte le volte che faccio un giro di là parlo di decine di millisecondi. E quindi non può rimanere bloccato per decine di millisecondi. L'interazione con la pagina, altrimenti l'utente pensa che il sito non funziona e lo chiude. Asincrono, JavaScript ovviamente, ed XML. Perché XML? Perché è stato il primo linguaggio che è stato usato per rappresentare questi dati. No? Poi si è accorto che XML era un po' pesante da scrivere, da parsificare, eccetera, e si è inventato un formato diverso, si chiama JSON, fatto di parentesi quadre e parentesi graffe. No? Di fatto la parentesi quadra inserisce una lista, un elenco di elenchi, e le parentesi graffe inseriscono degli oggetti con più proprietà, quindi come se fosse una classe che ha diverse proprietà. Questa Q è un identificatore interno della query, che a questo punto il server si ricorda per ricordarsi che cosa stai facendo, no? Associarlo all'utente, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, questo è come Google Autocomplete usa questa funzionalità, però ogni sito di fatto la usa in modo diverso. Qui non abbiamo aggiunto praticamente nulla in termini di linguaggio, se non inventarci una codifica per i dati che tendenzialmente sarà JSON, però abbiamo fatto salire a un grado superiore, a un livello superiore, la complessità dell'applicazione web. Perché a questo punto non devo solo più gestire le interazioni con l'utente, asincrone perché lui le fa quando vuole, ma anche le interazioni col server, che avvengono su scale di tempo diverse e però permettono, a me, cioè, pensiamo pure a Gmail, che è il classico esempio di prima, Gmail è stata la prima applicazione che usava presentemente queste funzionalità, cioè l'autocomplete è stata la prima funzionalità di base, ma la prima applicazione grande, quando è uscito Gmail nessuno ci credeva che sarebbe potuto funzionare. Ma figurati se puoi avere un elenco di mail senza dover ricaricare la pagina. E invece ci sono riusciti, e poi ovviamente le prime versioni erano molto più lente di quelle di adesso per ragioni di velocità delle CPU e velocità delle reti e anche la capacità del browser. Per cui adesso ciò che incontriamo molto spesso, ah ecco, qui vediamo dal punto di vista temporale che cosa succede. Ciò che succede è che qui ho condensato nella parte sinistra della figura ciò che conoscevamo prima. L'utente fa una richiesta, questa richiesta arriva al web server, la passa all'application server, un po' di chiacchiericcio col database server e poi alla fine torna indietro la HTML. Poi sappiamo che questo si ripete un po' di volte per caricare le immagini, eccetera, eccetera, e prima era finito così. Invece adesso non è più finito così. Senza che l'utente debba ricaricare, richiedere semplicemente nuove pagine, ogni queste frecce qua raccontano che l'utente ha spostato il mouse, ha schiacciato un tasto, ha spostato un interruttore, eccetera, rimanendo sulla stessa pagina, e da questo, per questo il browser ha deciso, anzi il JavaScript girando dentro il browser, ha deciso che gli servivano altre informazioni. Se guardate queste frecce, la prima richiesta arriva in fondo e torna indietro qua, ma nel frattempo è successo qualcos'altro. E quindi arriva la richiesta e torna indietro qua. Quindi sì, le richieste e le risposte si intrecciano, per quello si chiama asincrono, no? In modo asincrono, non devo aspettare la fine di una richiesta per fare quella successiva, faccio le richieste quando mi servono, mi arriveranno risposte, magari anche non nello stesso ordine in cui le ho fatte, perché dipende dai tempi di elaborazione, dai tempi di risposta, e poi quando mi arriva quell'informazione devo aggiornare la pagina di conseguenza, quindi la pagina che in quel momento sta facendo altro deve fermarsi un attimo per ricevere questa informazione e sistemarla. Questo modello di programmazione, capite che è molto più complesso che non un modello lato server in cui mi arriva la richiesta, faccio le query, costruisco l'HTML, lo spedisco e non ci penso più. Qui in continuazione sto pensando n cose contemporaneamente, l'utente cosa fa, il server cosa fa, la richiesta l'ho fatta, la risposta mi è arrivata in tempo, mi è arrivata fuori tempo massimo, ne ho fatto un'altra nel frattempo che sovrascrive quella precedente, è un marasma di problemi che sono dovuti alla programmazione asincrona distribuita. Però questo è il minimo che ci si aspetta da un'applicazione web di oggi. Quindi ogni volta che
usiamo un'applicazione web, immaginiamo che sotto c'è tutto questo, questi livelli, uno per creare la prima pagina e un altro per tenerla aggiornata in continuazione. E fa parlare, tra l'altro, due linguaggi diversi. Perché qui ho un JavaScript che ha bisogno di dati e questi dati vengono forniti comunque in un'applicazione web che è fatta in un altro linguaggio. Quasi sicuro. JavaScript sul lato server a volte lo usano, ma ancora molto poco. No? Nei grafici dove abbiamo visto prima il linguaggio lato server, JavaScript non veniva usato particolarmente molto. E però c'è tutta questa integrazione di dati che deve essere fatta. Tanto per dare un'idea, questa è una pagina, credo l'ho presa da Wikipedia, che fa un raffronto tra le tecnologie utilizzate, i linguaggi utilizzati dai siti web più popolari. Quindi vedete, qui ci sono i siti web, il numero di visitatori all'anno, e qua al mese, quindi milioni, miliardi, scusate. E di tutti questi siti web cosa usano come linguaggio per la programmazione front-end, quindi del lato utente? Vabbè, quello c'è, JavaScript tutti. Allora, sul lato server invece ognuno fa le sue proprie scelte architetturali, contemperando le mille esigenze diverse che quell'azienda decide di tenere presente. Per cui Google, vabbè, alla fine usa molti tipi di linguaggi diversi, alcuni Go se l'ha inventato lui, l'ha inventato Google, il linguaggio Go, C, C++, Java, Python. Adesso Facebook usa PHP, Python, C Sharp, dei linguaggi che anche si sono creati apposta. YouTube anche qui, ma fa parte di Google, vedete che è la stessa stack di linguaggio. Amazon è scritto in Java principalmente, Wikipedia è scritto in PHP, eccetera. No? E poi come database usano prodotti diversi. Molti di questi prodotti usano database relazionali, quindi basate su SQL, tabelle, ciò che avete imparato nei corsi di vari dati. MySQL o MariaDB sono in realtà due versioni dello stesso database. PostgreSQL è un altro prodotto alternativo a MySQL, sempre open source. Oppure ci sono quelli commerciali tipo Oracle, Microsoft, SQL Server e altri. Oppure ci sono dei database non relazionali, cosiddetti database NoSQL, che sono ad esempio Bigtable, Cassandra, dov'è MongoDB? Non c'è, non usa nessuno, non è citato qua forse. Sono dei database, Bigtable, o di Google, che sono dei database in cui i dati non sono organizzati a tabelle, come abbiamo imparato a fare. Perché? Per ragioni di efficienza. Perché l'SQL è bellissimo, ha un ordine logico concettuale fantastico, ma quando devo fare una join, il database deve fare tanto lavoro. Ma perché? Ma perché l'organizzazione del database è predisposta per rispondere a qualunque tipo di interrogazione. Quindi quando vede la select, capisce cosa deve fare, mette insieme i dati e ti farà query dei risultati. Ma se io sapessi a priori quali interrogazioni dovrò fare, io potrei creare un modello dati semplificato che non ha tutta la potenza delle SQL e permette magari solo di fare in modo estremamente efficiente alcuni tipi di interrogazioni e non altre. Allora, questa è la logica dei database non relazionali, in cui i dati sono memorizzati, cioè per me quando abbiamo due tabelle e facciamo una join, tra la join della tabella 1 con la tabella 2, cioè passare dai dati della tabella 1 a quelli della tabella 2, o viceversa, costa uguale. Perché alla fine un join è un prodotto cartesiano che è una operazione simmetrica. Nei database non relazionali io ho creato la relazione link tra A e B e questo non implica che ci sia link tra B e A. Quindi magari passare da A a B è semplicissimo, ho già l'informazione velocissima senza dover costruire prodotti cartesiani, perché quando ho inserito il dato già sapevo che avrei fatto quell'interrogazione e quindi ho salvato quell'informazione, ma la relazione inversa non è fattibile. Cioè non è fattibile senza cercare tutto, quindi infatti non si fa. In questo caso quindi memorizzo i dati già sapendo come li interrogherò. Ho un motore di ricerca dati, di database molto più semplice, ho però una struttura dei dati che è vincolata dall'applicazione che ho fatto.
se aggiungo funzionalità all'applicazione dovrò un po' reinventare tutto, ridisegnare tutto. E questo si usa tipicamente per grandi volumi di dati o dati che cambiano in continuazione. Quando io faccio una insert in un database, la insert costa poco, ma tutti gli indici che devono essere aggiornati dopo che ho inserito il dato, invece questo costa accessi su disco, costa potenza di calcolo. Se ho un sito in cui, metti Twitter, in cui arrivano miliardi di messaggi al minuto, il costo di inserirli, quando sai che in realtà quello che servirà a fare delle ricerche tanto complicate, è eccessivo. Allora semplicemente ci sbatto in fondo i dati, li aggiungo in un database che è molto più semplice come struttura, per cui il messaggio lo posso ricercare magari solo per ID o solo per autore, così di questo genere. Mi costruisco già le poche informazioni che mi servono per ricercare quel messaggio nei pochi modi in cui l'applicazione penserà di averne bisogno. Quindi cambio completamente la filosofia. In data relazionale io ragiono sui concetti e costruisco un modello fisso, stabile, che potrà essere usato in modi diversi. Invece quando ho già chiaro, molto chiaro, le specifiche dell'applicazione, ho bisogno di molta potenza di calcolo oppure molti volumi di dati, rinuncio alla goduria che mi dà l'SQL di poter ottimizzare, ci pensa lui a ottimizzare qui e scegliere come fare, io basta che crei l'indice e poi ci pensa lui, e mi faccio tutto, tra virgolette, a mano, costruendo un modello dati su misura per le query che dovrò fare. Chiaramente serve più competenza, però si riescono a raggiungere dei livelli di efficienza, ma ciò dipende sempre dall'applicazione. Chiaramente queste cose qua le vedete da questi signori che hanno bisogno di rispondere in fretta, non hanno dato Twitter. Ma Twitter parte di così ancora mai simile. C'è varietà, addirittura ci sono dei database che non sono neanche dei database. Questo qua, questo Redis è semplicemente una storage di coppie chiave a valore, che non deve neanche, non permette neppure di fare delle query. Quindi sul lato server c'è variabilità enorme in funzione di scelte. Ricordate quando dicevamo i requisiti non funzionali, alcuni erano requisiti aziendali, no? L'azienda decide di usare un certo linguaggio di programmazione, un certo ambiente di programmazione piuttosto che un altro, e questo, se lavori con l'azienda, ti inserisci in questo ecosistema qua. È sempre programmazione web, ma si fa con librerie diverse. Il motore JavaScript della Microsoft Bing userà la tecnologia della Microsoft per, sia a livello di server, di application server, che a livello di SQL server, di database. Il web server no, ha scelto di usare Apache, ma l'application server lo usano il loro. E così via. E l'altra, aspetta. Quindi, se, volendo riassumere, abbiamo vari modelli di sviluppo per le applicazioni web. Qui sotto di nuovo c'è un richiamo all'asse dei tempi, all'asse temporale. Questo richiama un pochino forse la figura che abbiamo visto la prima lezione, sulle architetture software. Adesso qua la decliniamo nel caso specifico delle architetture web. Noi abbiamo modello 1, applicazione web classica, il browser e il server, questi sono sempre, browser server sopra, server sotto. Nell'applicazione web classica tu hai il browser che genera e gestisce completamente l'interfaccia utente e comunica col server attraverso scambio di richieste HTTP e risposta che portano indietro l'HTML, il foglio di stile, la grafica, eccetera. Quindi di sicuro ovviamente la logica di business e i dati stanno sul server, ma anche la generazione dell'interfaccia utente sta sul server, perché è il server che genera l'HTML che determinerà esattamente come visualizzare la pagina. Questo è il modello classico. Poi abbiamo il modello applicativo basato su Ajax, su interazione asincrona, che aggiunge un pezzo, cioè noi abbiamo l'interfaccia utente, quindi il browser che gestisce l'interfaccia utente, il server web che risponde al server fornendo sì l'HTML, ma anche magari dei frammenti di pagina, solo un pezzo, solo un riquadro, solo un widgetino, oppure semplicemente i dati grezzi, con cui il motore Ajax, che gira dentro il browser questa volta, è in grado di far evolvere l'interfaccia grafica. C'è anche un passo successivo,
che prende il nome talvolta di, qui lo chiama MV Star World Application, ma sarebbe Model View, ma molto più spesso si chiama SPA, Single Page Application. Cioè il browser richiede al server una pagina e il server risponde con una pagina HTML sola, sempre uguale, tipicamente vuota. Vuota di HTML con del JavaScript dentro, che comincia a caricare altro JavaScript, che comincia a caricare le librerie, che comincia a riempire la pagina di elementi. Quando questo JavaScript è caricato, quindi è tutto qua dentro, prenderà lui il controllo dell'applicazione completamente e parlerà col server solamente per scambiare dati. Twitter funziona così. Se voi andate su Twitter e andate a vedere che cosa ha, cosa scambia, è bellissimo l'HTML. Dai, fermati. Ne ho abbastanza, scusate. È bellissimo l'HTML, perché se lo guardate non c'è niente dentro. Cioè tutti questi messaggi che abbiamo visto, queste immagini, queste cosette qua, qui c'è tutta, allora, sono 30.000 linee, ma sono tutte linee praticamente che richiamano altre cose e vengono caricate dinamicamente. I contenuti non ci sono, l'interfaccia, le varie parti della finestra compaiono dopo, e quindi noi abbiamo semplicemente un caricamento iniziale dell'applicazione. Vai sul sito e vedi che a un certo punto lui ci pensa un po', la prima volta appena ci entri si carica, addirittura alcuni mettono loading o cose del genere, sto caricando l'applicazione, poi sta caricando chili e chili e chili di JavaScript. E poi questo JavaScript fa il resto del lavoro. E quindi tutta la logica applicativa, tutta tra virgolette, la logica, scusami, di gestione dell'interfaccia utente, diciamo così è meglio, è stata delegata completamente al browser. Oh, è sempre col JavaScript che mi scrivo io, non è che mi scrivo qualcun altro, si scrive da solo. E il server ha semplicemente più lo scopo di implementare le logiche di business, quindi quando questo gli richiede un'azione lui dice se si può fare o se non si può fare, se gli richiede dei dati gli dice se i dati li ha o non li ha, se ha il permesso di vederli oppure no, questo lo dice sempre il server, ma poi lo scambio semplicemente di dati grezzi, non c'è l'interfaccia, l'interfaccia utente viene generata qua. E quindi qua di fatto il server diventa un server cosiddetto di API, un application programming interface, cioè qui c'è solo un'interfaccia che serve al programma per poter prendere i dati. Quindi ho ribaltato completamente la situazione. E poi ovviamente il lavoro del browser diventa enorme. Per cui, per quello che dicevo prima, se andate a vedere quanta memoria occupa Firefox o Chrome quando sta caricando un sito pesante, arriviamo a centinaia di megabyte di memoria. E perché qui c'è tutto, è come se caricassi quasi un sistema operativo qua dentro, dentro il browser. Scritto in JavaScript, che è un linguaggio interpretato, tra l'altro. Quindi. Tra l'altro questo è un grosso vantaggio, questa architettura, perché sta un po' andando per la maggiore. Uno, vabbè, perché rende le interfacce le più dinamiche possibili, perché non ho tempi di risposta, non ho rallentamenti. Ma due, perché se per caso io volessi fare anche un'applicazione mobile, un'app per iPhone e un'altra per Android, il back-end ce l'ho già fatto, perché il backend è già abituato a ricevere richieste e restituire dati. Allora, quando faccio l'app mobile, può andare a richiamare esattamente le stesse funzioni che richiamava il JavaScript dell'applicazione web, le stesse, identiche. Quindi faccio il lavoro una volta sola e poi ho diverse interfacce che fanno l'interfaccia. L'interfaccia dentro il browser, l'interfaccia dentro Android, l'interfaccia dentro iOS, che sono scritte a parte, indipendentemente, ma che usano gli stessi servizi e quindi gli stessi controlli, le stesse logiche, gli stessi vincoli imposti dal server, ma con la stessa interfaccia. Guarda caso su HTTP. Quindi quello che è HTTP è nato in un modo, adesso qui viene usato in modo completamente diverso. Non scambia più pagine HTML, ma scambia dati essenzialmente, non più tra un browser e un server, o tra un browser e dei file, ma tra un'applicazione mobile e un'applicazione web sul server. No? Per questo HTTP
è così importante perché di fatto tiene insieme non solamente il web, ma tiene insieme anche tutto il mondo mobile. Ogni applicazione, quando la aprite e va a prendere dei dati, li prende con questo modello. Allora, da quando è nato il mobile si è spinto molto di più su questo modello rispetto a questo, perché dal punto di vista della manutenzione questa applicazione è unica, mentre qua ne dovrei fare una versione così e più comunque un altro pezzo così per la parte mobile. Per raccontare una storia, quando il Politecnico ha cominciato a sviluppare la propria app, che ha dato l'incarico a un'azienda esterna essenzialmente di costruire, prima di poter dare questo incarico, quindi iniziare lo sviluppo, hanno dovuto prendere ciò che avevano qui e tagliarlo. Separare la parte di logica dalla parte di generazione dell'interfaccia, in modo da creare dei punti d'accesso di questo genere che potessero essere chiamati anche, quindi una funzionalità. In questo modello io chiamo la funzionalità per avere un pezzo di interfaccia, so già che mi serve per metterlo lì quel dato. Ma in questo modello a destra invece chiedo un dato perché mi serve quel dato. Come verrà usato questo dato non mi interessa più, non interessa più a server. Quindi si separa l'elaborazione del dato della funzione rispetto all'uso che se ne fa nell'interfaccia. Nelle applicazioni nuove che iniziano adesso, anche se uno deve fare semplicemente un'interfaccia web, molto spesso il primo passaggio è definisco un modello dati, definisco le operazioni che devo fare su questi dati e quindi definisco l'interfaccia a questo livello qua, mi creo il server che implementi questa interfaccia e poi mi creo le pagine che richiamano questa funzionalità. Anche per cose molto semplici, oramai è la prassi essenzialmente architetturale. E questo tra l'altro scarica anche di molto il server perché lo dedica solamente più allo scambio di dati. Allora, quando noi penseremo all'interfaccia utenti, penseremo a uno di questi modelli in mente, potremmo pensare a quest'ultimo, sapendo che quando io voglio un'interazione immediata devo farla con i dati che ho sul browser, quando invece ho bisogno di dati dal server devo pensare che comunque richiederanno un certo tempo per essere visualizzati. Se io devo, per fare un esempio pratico, se devo visualizzare l'elenco, non so, scegli il comune di nascita. Comuni di nascita sono un elenco di qualche migliaio di voci. Allora io dovrò decidere, queste migliaia di voci le carico tutte subito e quello ha un costo in termini di tempi e di dati trasmessi, oppure carico solo con l'autocompletamento interagendo col server quelli che probabilmente somigliano alla parola che sta scrivendo l'utente. Allora a seconda dei casi ho poi delle soluzioni in termini di prestazioni anche abbastanza diverse. Poi se questa informazione qui la devo richiedere 7 volte, magari conviene caricarla una volta per tutte, no? Quindi ci sono alcune operazioni che è possibile fare facilmente con questa architettura. Altre operazioni, ad esempio avere più utenti che usano due browser diversi, non vedono assolutamente ciò che fa l'uno l'altro, non c'è modo di scambiare informazioni direttamente tra i due browser. E quindi è una modalità che non è prevista, infatti non abbiamo nessuna applicazione che lo fa, tranne i giochi eventualmente. Dopodiché chi fa giochi in real time si accorge che in realtà non è un gran bel giocare, perché quando la rete è lenta o altro, tu sei qua, pensa di essere là, invece è già un altro posto, si sincronizzano le cose, perché non è un'architettura pensata per fare queste cose, perché l'unico che ha le informazioni centralizzate è qua, ma è distante 100 millisecondi da dove sono i browser. Ok, devo dire che abbiamo finito la carrellata e la volta prossima invece ci metteremo dal lato dello sviluppatore dell'interfaccia e cercheremo di darci dei criteri, no, su come costruire questa interfaccia, sapendo che le tecnologie per erogarle sono quelle.